Bella a tutti ragazzi, Kadumeang, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi parleremo del possibile trasferimento di Morata al Milan, sempre più vicino. Il Real chiede 80 milioni e il Milan ne offre 70. C'è comunque un'alternativa a Morata per il Milan, che è il Gallo Belotti. Il Milan offrirebbe 40 milioni più Niang e Locatelli, anche se il Toro vuole 50 milioni più Niang e Locatelli. Collegato sempre quindi al trasferimento tra Morata e Belotti da scegliere per il Milan, c'è anche quello di Kalinic, indeciso tra i 25 e i 30 milioni. Kalinic che ha detto che vuole andare al Milan, ma il Milan non lo ha preso neanche in considerazione. C'è anche la possibilità Aubameyang, anche se sembra molto difficile, e Renato Sanchez, il quale Bayern Monaco ha detto che sarebbe disposto ad accettare eventuali offerte per il prestito biennale. Comunque anche collegato al trasferimento di Belotti sarebbe la Juve, perché il Milan appunto darebbe al Torino Locatelli e Niang, la Juve è interessata a Locatelli e De Sciglio probabilmente andrà alla Juve. Mentre per quanto riguarda Locatelli, la Juventus lo vorrebbe prendere per darlo in prestito al Sassuolo per 2 anni, riprenderlo quando a 21 anni già sarà maturo per giocare in Serie A con esperienza. Morata comunque, tornando al Milan, secondo me farebbe fare il salto di qualità, perché ha già vinto anche due Champions League con il Real Madrid, una quest'anno, una 3-4 anni fa. Comunque, cioè, ci sono pochi uomini in questo Milan d'esperienza che hanno vinto tanto. C'è solo Bonucci, gli altri si hanno giocato in Serie A, molti vengono dall'estero. Secondo me il Milan l'anno prossimo non potrà lottare per lo scudetto. Ad esempio, basta ricordare la Juve quando l'anno prima dello scudetto, del primo scudetto con Conte, aveva più o meno come il Milan, ha comprato molti giocatori, anche stranieri, e ha creato praticamente una nuova formazione titolare, ma è arrivata comunque settima in classifica. Il Milan credo che comunque qualcosa in più di quella Juve prima dello scudetto ce l'abbia. Credo che però arriva più o meno quarta o quinta nel prossimo campionato, e comunque ha la chance per classificarsi per la prossima Champions League, dato che la doppia formazione per la Coppa e l'Europa League ce l'ha, dato che al terzo turno preliminare ha incontrato una squadretta. L'Atalanta credo l'anno prossimo calerà, l'Inter non sta facendo dei grandi acquisti, la Lazio comunque quando ha giocato anche l'Europa League non è mai riuscita a riclassificarsi per l'Europa l'anno dopo. C'è solo la Fiorentina di mezzo, ma non credo che potrà andare in Champions, quindi il Milan ha praticamente la strada spianata. Questo video finisce qui, mi raccomando iscrivetevi, mettete like, bella!